Manifestare ma senza violenza. I torresi si dicono favorevoli a flash mob in programma quest'oggi nel comune vesuviano. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico per raccogliere le considerazioni dei cittadini in vista della manifestazione. Manifestare un qualcosa di grave come quest'oggi che stiamo vivendo è un qualcosa di molto importante, però manifestare in un modo diciamo pacifico ma molto incisivo, perché la cosa deve essere ben evidenziata, chiaramente, lo ripeto, sempre pacificamente. L'importante è che si faccia con rispetto, senso di civiltà, perché manifestare è un obbligo e un dovere per tutti i cittadini. Penso che la chiusura o si faccia totalmente oppure non ha senso, però la chiusura, dal momento in cui uno decide di fare la chiusura, bisogna assistere queste persone che chiudono le loro attività, ma non inviando tasse oppure sospendere tasse, abolire le tasse per tutto il periodo che non lavorano, per il periodo che non aprono le attività. Non ha senso rinviare le tasse, perché se io non guadagno oggi, perché devo pagare le tasse di oggi poi anche fra 2 mesi, 3 mesi? Non ha senso. Il governo si deve assumere l'onere di aiutare tutti i commercianti, i negozianti che in questo momento si trovano in cattive situazioni, in cattivi momenti. Parteciperà? È d'accordo con l'iniziativa? Diciamo che io sono d'accordo su tutte quasi le manifestazioni che si stanno facendo. Certamente la violenza no, perché la violenza non si fa, non è da persone civili, e quindi la violenza no. Aumentano i contagi a Torre del Greco e nel Napoletano. Ha paura? No, non ho paura, perché ho sempre sfidato questo virus, perché dobbiamo affrontarlo con intelligenza e con coraggio, perché altrimenti veramente andremo a finire male. Io penso ai miei figli, ai miei nipoti, che sto vedendo che non hanno futuro. Sono veramente triste e angosciata anche a vedere le strade vuote, i negozi vuoti, le pizzerie vuote, ma che poi di mattina comunque gli assembramenti ci sono. Perché? Perché di notte devono essere chiusi? Magari fino alle 11. Abbiate pazienza, aiutiamo questi nostri concittadini ristoratori, perché comunque Napoli è basata sulla ristorazione. E quindi io, ecco, volevo dare questo messaggio. Secondo me il problema non è dei ristoranti, non è dei bar, o perlomeno non è solo di quello. Certamente qualche precauzione andava presa, ma sacrificare così una categoria, e solo una categoria, mi è sembrato un po' devastante per loro, che già sono in sofferenza da mesi. Poi, per quello che mi riguarda, onestamente, io non penso che il ristorante e il bar sia punto di focolai, assolutamente, perché nei ristoranti col debito distanziamento e nei bar con il debito distanziamento, secondo me, si è sicuri, limitatamente ovviamente al periodo in cui siamo. Io personalmente non la trovo giusta, onestamente, come non trovo giusto che siano stati chiusi i cinema, i teatri. Per me quelli non sono focolai. I focolai sono altri, sono i mezzi pubblici, sono altre realtà, e per quelle forse si dovevano muovere un po' prima, stante una problematica già nota da tempo. I flash mob li approvo, perché sono la voce della città, sono la voce del popolo. Quello che non va è la violenza, le giuste misure, con la giusta cautela, con la giusta diligenza. Il popolo è giusto che dica come la pensa, ed è giusto che dimostri se non è d'accordo con le scelte di chi ci governa. Rimaniamo un popolo, grazie a Dio, democratico.